Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Le condizioni sono autunnali su gran parte dell'Europa, specie quella occidentale, e questo grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione sulla Scandinavia, il quale devia le correnti dal nord Atlantico verso sud, fino alla Francia, e si è strutturato così un canale depressionario dal nord Atlantico fino al bacino occidentale del Mediterraneo. Ritroviamo una depressione molto profonda in prossimità della Francia, con valori a suolo prossimi a 970 ettopascal. Sull'Italia si infittiscono le risovere grazie al dislivello barico tra il profondo minimo depressionario sulla Francia e il promontorio anticiclonico presente ancora sul Mediterraneo orientale. E quando si infittiscono le isoberi, le correnti sono molto intense. E per giunta oggi abbiamo avuto un rinforzo del vento di scirocco e di ostro sulla nostra regione, come su tutto il sud Italia, che ha portato un repentino aumento delle temperature. Questo sarà temporaneo, questo perché dal nord Atlantico affluisce aria fresca che a stretto giro attorno al minimo depressionario si presentano da sud-ovest sulle regioni centro-settentrionali, a curvatura ciclonica dunque, e qui sarà maltempo soprattutto nella giornata di venerdì, in modo particolare sulle regioni settentrionali, l'angolo nord-occidentale, Piemonte, Liguria, Alta Toscana e anche il Triveneto sarà interessato da forte maltempo nella giornata di venerdì. Sulla nostra regione avremo ancora tempo asciutto come su tutto il sud Italia, con ulteriore rialzo delle temperature stante ad intense correnti ancora da sud, ma a seguire la situazione cambierà anche sulla nostra regione. Passiamo dunque velocemente al tempo previsto per venerdì 20 ottobre. Sulla Campania avremo condizioni di cielo poco nuvoloso o irregolarmente nuvoloso. L'elemento di maggiore spicco sarà il vento, che soffierà forte, specie in mare aperto e sui crinali dell'Appennino. Sarà orientato mediamente da sud. Temperature in aumento, con valori prossimi anche a 30 gradi centigradi. Il mare sarà in pessime condizioni, stando alla sostenuta forte ventilazione meridionale. Per sabato 21, peggioramento grazie all'evolvere della depressione dalla Francia verso sud, curvatura ciclonica delle isopere anche sulla nostra regione, piogge temporali anche consistenti impegneranno gran parte della nostra regione per l'intera giornata. Le temperature subiranno una brusca diminuzione stante l'orientamento del vento dei quadranti occidentali e nord-occidentali. Il mare è ancora molto mosso o agitato. Per domenica, infine, avremo un miglioramento con condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, qualche piovasco potrebbe interessare le aree a ridosso della catena appenninica, ma si tratterà ormai di poca cosa. Poi successivamente, per l'inizio della prossima settimana, avremo una parziale rimonta dell'alta pressione subtropicale. Sarà temporanea perché, come possiamo osservare dalla mappa, sul Golfo di Guascogna ritroviamo una nuova depressione in lento movimento verso sud-est, e questa poi ci interesserà nelle giornate successive, in modo particolare tra la fine di martedì e la giornata di mercoledì, portando ancora piogge abbondanti su tutta la nostra regione. Ma su questo occorre riaggiornarsi, per cui vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon fine settimana.